Ciao ragazzi, bentornati. Oggi un video un po' diverso dal solito. Come avevo promesso e premesso qualche settimana fa, vi faccio vedere e soprattutto sentire quanto è importante il condensatore ai fini del suono del nostro strumento, quanto cambia il timbro, diciamo, è proprio il suono, cambiando semplicemente questo piccolo aggeggino sul nostro strumento, in questo caso il mio Fender Jazz. Vi faccio vedere tutta la procedura, vi faccio sentire un semplicissimo riff suonato in questo momento, che suono adesso, con il vecchio condensatore, quello che danno praticamente insieme ai potenziometri, metto tutto nel link, e poi con il nuovo, che è un carta cera della Fender. Vi metto anche in questo caso il link e vi faccio sentire quanto cambia appunto il suono. Secondo me è tanto, però ci sta anche che mi dite che cavolo dici. Allora, ci tengo a precisare che i collegamenti e le regolazioni, quindi tono, volume, rimarranno identiche. Quindi ovviamente stesso basso, stesso collegamento. Dal cavo, vediamo se riesco a farvi vedere tutto. Dal cavo io entro qui nella scheda audio e basta, non c'è altro tra me e il suono che esce fuori. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, pick up al manico tutto chiuso. Pickup al ponte tutto aperto, tono tutto chiuso. Apro tutto il tono. Apro il pickup al manico e richiudo il tono. Apro il tono. Chiudo il pickup a ponte e richiudo il tono. Quindi ho solo pickup e manico. Apro il tono. E ora andiamo a cambiare il condensatore. Allora, eccoci qui. Cosa serve? Semplice saldatorino. Il condensatore, il cacciavite, un po' di stagno e credo basta. Allora, il condensatore che ho scelto io, quello che uso da anni, dopo averne provati tantissimi, gli Orange classici, che ora vi faccio vedere che danno insieme ai potenziometri, io mi trovo bene con questi, che non sono carta olio, che molti sostengono che siano migliori, sono carta cera della Fender, il valore è 0,5 MFD 150 VDC. Trovate tanto tutta la descrizione allegata su cosa sono questi valori e perché ho scelto questi. Allora, andiamo a vedere come si cambia un condensatore. Bisogna smontare, nel caso di un Fender Jazz, in questo caso solo la control plate, diciamo, ovvero questa placca dove dentro c'è tutta la parte elettronica, mentre per chi ha un Precision, ad esempio, dovrà smontare il battipenna, quindi tutte le viti, insomma, in base al basso che avete, ci sarà una procedura diversa. Vado.
qua. Questo è il condensatore che avevo montato l'ultima volta, perché mi si era rotto purtroppo il mio amato Fender. Questi sono i classici condensatori da un euro, poco più, che danno insieme a potenziometri CTS, sono quelli che io utilizzo, e se non sbaglio anche con quelli originali Fender, All Parts, qualcosa del genere, sono quelli che utilizzo su tutti i bassi, i classici potenziometri semplicissimi, diciamo. I nonni bustina danno uno di questi, che tanto non costa niente, e a me non piace. Quindi, dopo averne provati tantissimi, ora non ho, vi metto le foto di tutti i modelli che ho, anzi ve li prendo, guardate quanti modelli esistono. Questi sono i potenziometri che vi dicevo. Nelle bustine danno questi, esattamente identico a quello che avevo attualmente sul basso, quindi ce n'ho una marea di questi. Poi ci sono questi, i famosi Orange che vi dicevo, di diversi valori. Questi, poi ci sono questi. Questi sono ancora diversi, questi, altri valori, questo che è verde e altri che non sto a far vedere perché tanto avete capito il concetto. Allora, ora vi faccio vedere come si salda il condensatore e la prossima volta vi faccio vedere anche come si scherma un basso, soprattutto Fender Jazz o chi ha bassi con pick up single coil. A mio avviso è una cosa molto 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 importante. Basta un test che si mette su home, poi vi farò vedere nei dettagli. Comunque, in ogni parte della schermatura che si tocca, il risultato deve essere questo, ovvero ci indica che c'è continuità e che le varie parti della schermatura sono collegate correttamente. Questo si vedrà insieme la prossima volta. Ora andiamo a vedere come si salda il condensatore. Allora, io ho tolto quello vecchio, che semplicemente era messo così. Quindi dobbiamo tagliare una misura idonea e collegare questa parte del potenziometro, questa linguettina, diciamo così, a un punto di saldatura che abbiamo creato precedentemente sul potenziometro stesso. Quindi sarà una cosa di questo tipo, ovviamente va scorciato perché ho messo un chilometro. Quindi si intaglia un pezzetto, senza essere troppo pignoli, potrebbe essere una ossa di questo genere. Se siete in due è meglio, ma se siete in uno, come io, si fa lo stesso. Allora, prendo un po' di stagno. Saldatore bello caldo, mi raccomando, questo è fondamentale per tutte le saldature del circuito elettrico. Il saldatore raggiunga una bella temperatura, altrimenti si fanno male. Vado a dare un puntino di stagno su la linguetta che abbiamo visto, un puntino sulla saldatura vecchia. Prendo il condensatore, basta pochissimo,
tengo. Vedete, ho collegato semplicemente, come dicevo prima, io le chiamo linguette, ci sta che abbiano un altro termine, un altro nome, questa linguetta col punto di saldatura fatto precedentemente. Il condensatore è correttamente collegato. Fate un pochino di gioco per vedere se la saldatura tiene, agguanta. Quando andate a richiudere il control plate, appunto, fate attenzione che non tocchi, diciamo, le pareti dello scavo, del vano, diciamo, in questione, e siete a posto. Quindi vado a richiudere. Shape of my heart. Fatto, andiamo a vedere come suona. Eccoci tornati. Allora, una volta cambiato il condensatore, cerco di rifare quello che ho fatto prima in modo identico. Non sarà semplice perché ho la memoria molto corta. E quindi parto con pick up al manico aperto, tono tutto chiuso, pick up al ponte aperto, pick up al manico chiuso, tono tutto chiuso. Apro tutto il tono. Chiudo il tono, chiudo, apro il pick up al manico, quindi ho due pick up aperti. Apro il tono. Chiudo il pick up al ponte, chiudo il tono, quindi ho solo questo. Apro il pick up al manico e apro, scusate, il tono. Spero di avervi fatto sentire la differenza che può, diciamo, provocare un condensatore rispetto a un altro. Personalmente la sento tanto, ci sta che non vi faccia lo stesso effetto, ci sta che vi piaccia più quello prima rispetto a questo, perché i gusti sono sempre gusti. Quindi ragazzi, la prossima, diciamo, lezione sul setup e dintorni sarà sulla schermatura, quindi se vi interessa lasciatemi un commentino, un pollicino, quant'altro. Poi ci vediamo al prossimo video.